fare una proposta forte alla città, una proposta decisa. Non vogliamo essere residuali, fare una proposta di nicchia o una testimonianza di bei valori. Vogliamo fare una proposta per governare, una proposta per competere e per contendere la città. Pensiamo che Empoli abbia bisogno di un deciso cambio di passo, che servono energie che vengono da fuori del sistema perché questo possa funzionare, che bisogna smuovere, dare una scossa, cambiare l'aria. La città è ferma da troppo tempo, non è un giudizio nostro, è un giudizio che raccogliamo intorno a noi, da praticamente tutti. Vogliamo far tornare il comune il principale strumento per organizzare una buona vita, il luogo a cui ci si rivolge in qualsiasi circostanza, l'alleato principale. Vogliamo rigenerare il legame tra istituzione e cittadini, riportando dentro l'istituzione la fame e la sete di futuro che hanno coloro che la crisi la stanno pagando, quelli senza lavoro. E vogliamo rompere la gabbia di conservazione che stringe la città, rimuovere il peso di un sistema, quello che ruota attorno al PD, che tende a conservare se stesso e le posizioni di potere che lo formano e che non è più in grado per questo di produrre idee nuove per la città. Si comporta come se il suo potere fosse irremovibile. Abbiamo vissuto coalizioni totalmente chiuse al dialogo e al confronto. Smuovere la città è la cosa che serve e noi la faremo. Saremo sobri perché bisogna stare in sintonia con i tempi, le persone sono costrette a essere sobri in questo tempo. E perché tutte le risorse, tutte quelle possibili che potremo trovare servono per fare le cose. Ed anche perché saremo sobri perché vogliamo un modello di vita e di città che non sceglie il consumismo esasperato, ma riascolta i bisogni reali, sceglie di ridurre gli sprechi, riusare, riparare, riciclare. Sceglie una vita più lenta, con più relazioni e meno oggetti. Ma saremo anche audaci, perché è finito il tempo del vivacchiare e dell'amministrare prudente. Serve la grinta dell'affamato per inventarsi soluzioni ed anche per lottare. Perché viviamo in un tempo assurdo, impregnato di un'ideologia feroce, che sta provocando disuguaglianza, povertà e regresso, e quindi bisogna anche lottare, anche dalle istituzioni. Bisogna dirlo, questo, mentre ci proponiamo a lanciare la sfida. Gli spazi di manovra degli enti locali sono strettissimi, le leggi dell'austerità strangolano l'autonomia dei comuni al limite della violazione costituzionale. I soldi non sono solo pochi, sono anche sequestrati dal patto di stabilità e dalle regole sul personale, che di fatto stanno determinando la residualità di tutto ciò che è pubblico. Per questo bisognerà tenere d'occhio non soltanto le amministrative, ma anche e soprattutto le europee. Bisognerà dire con forza sì all'Europa, ma no a questa deriva monetaristica e dominata dalla finanza, e rilanciare l'Europa che vogliamo noi, l'Europa sociale, l'Europa dei popoli. Il simbolo di quell'Europa sociale che intendiamo noi, dell'Europa che lotta contro la devastazione neoliberista, non poteva essere un greco, secondo noi, perché la Grecia è stata spellata viva dalle politiche dell'austerità. In Grecia è morta l'idea dell'Europa sociale e solo da lì può ripartire. Alexis Tsipras è il simbolo vivente della sinistra che ci serve, antiliberista, europeista, ma per un'Europa sociale, e anche una sinistra vincente, perché Tsipras in Grecia farà il capo del governo, una sinistra finalmente vincente. E non saremo invece nostalgici di niente, se non della capacità di essere avanti che questa città ha perso. Della tradizione buona di questa città, quello che rivendichiamo come eredità, è solo la capacità di stare sempre sulla frontiera avanzata, la curiosità intellettuale e l'apertura che aveva una classe dirigente con la quinta elementare e poi quelli che l'hanno seguita, i primi che avevano studiato, insieme alla bussola fissa sul bene comune. E a partire dallo sguardo dei più deboli, perché se non si sceglie di stare da una parte in una società che è disuguale vuol dire che si sta dalla parte dei più forti. E noi scegliamo. Scegliamo perché siamo sinistra. Uguaglianza, diritti, centralità del lavoro, rispetto del pianeta. Sinistra, aperta, larga, nuova, fatta soprattutto di cittadini semplici, senza appartenenze di partiti. Abbiamo fatto un percorso per arrivare qui, Fabbrica Comune, che è un percorso aperto che va oltre le sigle di partito. Ma sinistra, tutta quella che c'è in questa città. Dalla parte dei più deboli perché ad essi serve la politica. I forti ne possono fare a meno, perché hanno già potere. La politica è l'unico potere dei deboli. E la devastazione che ne è stata fatta in questi anni lo dimostra. Senza politica siamo in questa situazione. Abbiamo deciso di provare a raccontare questa avventura collettivamente.
perché il modello dell'uomo solo al comando non è funzionale all'idea della politica utile alla vita. Per quella serve la partecipazione, serve unire le forze. E quindi stasera proviamo a leggere i bisogni della città a partire dalla vita reale delle persone. Proviamo a raccontare le esperienze, le aspirazioni, le idee, le proposte di persone in carne e ossa e a partire da quelle rappresentare un progetto per Empoli. Allora cominciamo ascoltando Edoardo. Edoardo è a Ginevra per lavorare e per studiare, è uno dei cosiddetti cervelli italiani all'estero, non in fuga, non mi piace dire cervello in fuga, è un cervello in viaggio, il viaggio è un concetto positivo. Va bene perché fa vedere il mondo, si fa confrontare con gli altri, andare nei punti di eccellenza fa bene perché arricchisce, forma, purché si possa tornare, purché si possa spendere anche qui l'esperienza che si fa, nella propria città. Ascoltiamo Edo, che a Empoli gli vuole bene e che, come vedrete, si sente.